posso scegliere il ticket o l'appuntamento. Se io prescelgo un ticket, mi permette di scegliere l'ufficio. Tutti questi sono i servizi ancora tutti disponibili. Ticket virtuali e prenotazioni degli appuntamenti online. Così l'emergenza sanitaria ha cambiato le modalità d'accesso agli uffici e aretini dell'Agenzia delle Entrate. Le modalità con cui è possibile accedere in agenzia sono essenzialmente due. La prima è quella classica, è quella dell'appuntamento, quindi l'utente individua l'orario, il giorno e l'ora in cui desidera venire in ufficio e si presenta per richiedere il servizio. Una nuova modalità che esisteva anche di prima ma era poco conosciuta è il servizio web ticket o elimina code online, cioè l'utente che deve venire in ufficio ha anche la possibilità di staccare un biglietto virtuale, un elimina code online, e presentarsi in ufficio direttamente allo sportello. Sia il web ticket che la prenotazione dell'appuntamento può essere fatta tramite internet accedendo sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate. Oltre a questa modalità, una modalità alternativa è quella tramite app. Su Arezzo è in fase sperimentale una nuova modalità di prenotazione, ovvero la prenotazione su richiamata. Un nuovo modello d'accoglienza, dunque, senza attese, lunghe code e soprattutto eventuali assembramenti fuori dagli uffici. Da marzo l'agenzia si è mossa inizialmente introducendo l'erogazione dei servizi in modalità agile. Riusciamo a erogare i servizi da remoto. Questa modalità nuova, abbinata alla nuova modalità di prenotazione, ci ha permesso di ridurre notevolmente gli accessi in ufficio. Parliamo di una riduzione di circa il 50%, ma questo non significa che l'agenzia non eroga il 50% dei servizi, cioè la parte dei servizi non erogati.